associativa WISP per le nostre associazioni, società sportive affiliate, ecco, sia un'opportunità veramente importanti. Quindi questa sera io vorrei, ecco, proprio ringraziare l'Istituto per il Credito Sportivo, non solo per aver stretto con noi questa convenzione, ma per aver avviato un vero e proprio percorso di collaborazione, di sinergia quotidiana. La convenzione è per noi un quadro, ecco, una cornice entro cui muoverci ogni giorno, dialogando col territorio, ascoltando le esigenze del territorio e delle società sportive. L'occasione di oggi è per me importante per ancora una volta ringraziare i dirigenti, i tecnici, i volontari che con questi 2 anni di pandemia alle spalle stanno continuando ad impegnarsi con tutte le proprie forze per non fare mancare l'apporto sul territorio dello sport di base, del nostro sport, dello sport come diritto di cittadinanza. E, al di là, ecco, al di fuori di ogni, diciamo così, aspetto istituzionale, io vorrei ringraziare l'Istituto per il Credito Sportivo, ma non solo i dirigenti apicali che questa sera sono collegati con noi, ma tutto lo staff, tutta la tecnostruttura con cui ci rapportiamo ogni giorno. Dimostrano ogni giorno di avere non solo altissime competenze, ma una disponibilità veramente importante. Quindi grazie Presidente Abodi, grazie Andrea, come ci siamo detti in altre occasioni, questo è un punto ovviamente non di arrivo, un punto per noi di partenza, un rapporto con l'Istituto per il Credito Sportivo, ma lo diranno ovviamente meglio loro, che è una banca speciale, io la definirei, perché è una banca pubblica e quindi ha un'attenzione particolare verso le esigenze del Paese, verso le esigenze del movimento sportivo e non solo, perché l'Istituto per il Credito Sportivo da un po' di tempo si occupa anche di promuovere e sostenere la cultura del nostro Paese. Seguirò con grande attenzione i lavori di questo webinar e un caro saluto a tutte e tutti i nostri dirigenti collegati. Grazie, grazie al presidente della WISP Tiziano Pesce. E allora passiamo al presidente dell'ICS Andrea Bodi, che è stato chiamato in causa dal presidente Pesce, che ha parlato di ottimismo per il futuro e protagonismo di questo sport sociale per tutti, che si aspetta cose importanti anche da voi, presidente Abodi. Grazie Ivano, grazie Tiziano, grazie presidente per questa introduzione. Diciamo che per noi è da un lato il senso della responsabilità di condividere questo tratto di strada. Il saluto a tutti quelli che sono presenti, li vedo crescere nel numero e quindi anche nell'attenzione. Il ringraziamento anche per quello che avete sempre fatto e tanto più avete fatto in 2 anni di grande difficoltà. Mi rivolgo quindi alle società, alle associazioni, ai dirigenti, ai volontari, al vostro grandissimo mondo che vive il tema della socialità sulla propria pelle, nella propria carne. Quindi per noi, ripeto, è motivo di orgoglio, di responsabilità cercare di svolgere la nostra missione, la nostra funzione, il nostro dovere. È un concetto che esprimiamo e cerchiamo di interpretare, soprattutto in un momento in cui le parole sono importanti, vanno pesate, vanno rispettate, e quindi quando si usano parole di questa natura poi bisogna sentirsene addosso il peso, ma anche con la gioia, no? Di un mondo, quello dello sport, che era Tiziano, che sorride, ma forse deve trovare il modo di sorridere come un tempo, un po' di più, anche se c'è poco da sorridere di questi tempi, guardando non soltanto in casa nostra, che poi casa nostra è la casa di tutti, e la casa di tutti poi diventa il mondo con la cronaca che ci attanaglia, proprio ci rincorre. La prima convenzione, questo non è un tema secondario, no? È la prima convenzione che abbiamo sviluppato assieme. Abbiamo in qualche modo, possiamo dircelo anche su vostra sollecitazione, colmato una lacuna. Ed è la prima convenzione che fa seguito alle misure che hanno visto associazioni e società sportive beneficiare di strumenti che il governo ci ha messo a disposizione proprio per cercare di contrastare gli effetti della pandemia, delle chiusure, dello strappo del conto economico, comunque le difficoltà di questi 2 anni che si continuano
a reiterare anche per l'influenza di altri temi, il costo delle materie prime, il costo dell'energia, lo sa soprattutto chi gestisce un impianto sportivo. E per noi ancora di più una convenzione è materia viva, non è semplicemente un atto formale, è un'assunzione di responsabilità che in un appuntamento come quello che stiamo vivendo questo pomeriggio, te ne ringrazio e ve ne ringrazio, consente anche a noi di calarci nella dimensione non soltanto della proposta di ciò che siamo, di ciò che possiamo mettere a disposizione, ma dell'ascolto di ciò che serve. Perché la Convenzione non stabilisce in maniera statica, sì, fissa dei punti indubbiamente, perché chiaramente deve metterli a disposizione, a partire da Valore Sport per Tutti, che riguarda appunto l'ente non soltanto nella sua dimensione nazionale, ma anche nella sua articolazione territoriale. Poi i colleghi Deborah e Vincenzo ne parleranno, così come le misure dedicate appunto a associazioni e società sportive dilettantistiche nei piccoli investimenti sulle infrastrutture che gestiscono, nell'acquisto di piccole attrezzature. Ma la cosa importante della Convenzione è che stabilisce un contatto di comunicazione che è bilaterale, stabilisce un contatto di relazione che è interattivo, mette in condizione la banca nella sua articolazione anche sul territorio con tutti i responsabili commerciali e tutte le persone che operano ogni giorno, sono 210 colleghi, hai fatto bene e ti ringrazio a ricordarli, caro Tiziano, di rispondere alle esigenze. Da questo punto di vista, devo essere anche chiaro, siamo pur sempre una banca, ma una banca che sente addosso la responsabilità di essere l'unica banca pubblica di sviluppo del mondo a occuparsi in modo specifico e quindi specialistico, con competenze e consapevolezze, di sport e di cultura che, devo dire, stanno bene assieme. Tanto più in una fase come questa, per quanto siano distinti i mondi, ma viaggiano a stretto contatto, spesso si toccano, che il tema dello sport e quindi dell'attività motoria, dell'attività fisica, viaggi con lo spettro dei temi culturali, secondo me rende anche ancora più affascinante il nostro lavoro. Il nostro è un dono prezioso che ci è stato affidato. Noi ci svegliamo ogni giorno con centinaia di sollecitazioni, di idee, quindi la nostra è veramente una banca che vuole dimostrare di essere all'altezza dei tempi, delle difficoltà dei tempi, della ricchezza di valori di un mondo come il vostro, che è un po' anche il nostro, perché siamo cresciuti comunque in simbiosi, anche se soltanto da poco, da 4 mesi, abbiamo stabilito un rapporto di carattere formale. E mi piace, devo dire la verità, anche il titolo, che il fatto che lo sport riparte, lo sport dal territorio, è chiaramente l'essenza del lavoro che svolgete, ma io direi che riparte lo sport dalle persone, ancora una volta, perché il territorio è il luogo che ci ospita, ma le persone con la loro umanità, con la loro presenza fisica, con la loro sensibilità, con il loro senso di responsabilità, sono il motore di tutto. E questo è un tempo nel quale le relazioni sociali devono essere sistematicamente alimentate, perché al venir meno di questo fattore decisivo prendono lo spazio che si lascia, le patologie sociali. E quando diciamo ormai da tempo che lo sport effettivamente è una delle difese immunitarie sociali, vuol dire che dobbiamo pensare, non come è successo forse negli ultimi anni, non a indebolirle, ma a rafforzarle, a fortificarle, e l'ingrediente principale per fortificare le difese immunitarie sociali è la collaborazione, l'incontro, il dialogo, l'ascolto e la ricerca delle soluzioni, che vanno ben al di là poi delle singole persone, perché, caro Ivano, tu direttamente hai parlato di me e di Tiziano come protagonisti. Noi siamo strumenti e ne siamo consapevoli, così come tutti noi collegati che lavoriamo, strumenti a disposizione di un'idea dello sport, della società, della comunità e del territorio che rendiamo vivo, che deve essere ogni giorno confermato con azioni di responsabilità, con l'alimentazione di tutti questi fattori che sono decisivi. E allora la banca ha a disposizione gli strumenti dei quali si è dotato, devo dire, anche ringraziando i vari governi che si sono succeduti in questi anni, che non ci hanno fatto mai mancare gli strumenti,
noi ne vorremmo sempre di più, ma non perché per abulimia, ma perché stando a contatto con le difficoltà ci rendiamo conto che gli strumenti non basterebbero mai. Intanto prendiamoci la responsabilità comunque, e concludo, di far funzionare ciò che c'è, no? Di far conoscere quello che abbiamo determinato con questo primo strumento, e sono convinto che anche chi ci ascolta adesso, insomma, ci stiamo avvicinando a quel numero, no? Dei 200 che crescono sempre di più, ma immagino che quello di oggi è un lavoro ponte, no? Che consentirà a tutti i presenti di trasferire ulteriori informazioni ad altri soggetti. Questo grande lavoro di squadra che deve consentire soprattutto a chi vive lo sport in termini non soltanto di passione ma di volontariato, ma al tempo stesso di serietà, di professionalità, di poter utilizzare l'istituto e gli strumenti che mette a disposizione per migliorare i luoghi, per renderli più sicuri, più efficienti dal punto di vista energetico, più intelligenti dal punto di vista tecnologico, più accessibili dal punto di vista dell'accessibilità per quanto riguarda i diversamente abili. Tutti questi elementi ci potrebbero far lavorare da qui ai prossimi 10 anni senza tregua. Ecco, è bello poter avere un'agenda decennale, penso all'agenda 2030, che è un po' un punto di riferimento, è quasi un'enciclica laica, no? Rispetto all'audato sì, però la cosa importante è poter avere effetti quotidiani che ristabiliscano in qualche maniera una relazione tra le persone e la fiducia e la speranza, che sono due fattori di fronte ai quali dobbiamo lavorare, perché non possono mai venire meno, perché sono l'energia che consente ogni giorno a tutti noi di svegliarci con appunto la passione del servizio alla nostra gente, alla nostra terra, alla nostra comunità. Quindi vi ringrazio, ringrazio Luis per tutto l'impegno che mette nel lavoro quotidiano, i vostri dirigenti, le vostre strutture sul territorio. Intanto voi potete contare su Deborah Miccio, Vincenzo Lamorte, ma potete contare molto di più, su 210 persone che lavorano anche per me ogni giorno, e per noi è motivo d'orgoglio. Ti ringrazio. Grazie Presidente Andrea Bodi, e grazie per quello che hai detto. Effetti quotidiani, lo sport al servizio di un contesto che certamente sappiamo è molto difficile, facevi bene a ricordarlo, fiducia e speranza, che anche attraverso i nostri gesti quotidiani possono dare un contributo sicuramente a migliorare questo nostro mondo, e in questo momento sappiamo quanto c'è bisogno di pace, di fiducia, speranza, di relazioni e di dialogo. Tutte cose che sono racchiuse in una parola sola per noi importante e magica, che è la parola sport. Dottoressa Deborah Miccio, responsabile direzione commerciale e marketing, ecco, entrando proprio nel merito di quello che concretamente possiamo fare per favorire la ripartenza, ecco, quali sono gli strumenti concreti sui quali lo sport sociale per tutti, lo sport del territorio può contare grazie a questa convenzione WISP-ICS. Buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui, ringrazio il Presidente Pesce, il nostro Presidente, dopo le sue parole è sempre difficile riuscire a toccare il cuore come riesce a fare entrambi i presidenti, devo dire. Diciamo sì, cosa possiamo fare? Tanto, sicuramente il credito sportivo, che abbiamo detto che è una banca, sicuramente è una banca, ma è una banca speciale, ha gli strumenti per essere veramente vicino allo sport, che è questo simbolo della ripresa del paese, della voglia di tutti noi di ricominciare nel migliore dei modi. E per questo motivo, prima di entrare proprio nello specifico dei nostri prodotti e poi lasciare a voi la possibilità di fare le domande che ritenete e che possono essere per voi veramente utili per usufruire dei nostri prodotti, volevo brevemente proprio parlarvi della nostra banca e di quello che vogliamo fare noi come direzione commerciale, stando vicino alla vostra struttura, in base proprio all'accordo che abbiamo fatto e alla vicinanza del territorio.
Noi, come abbiamo detto, siamo una banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura. Come diceva il mio presidente Andrea Bodi, lo sport e la cultura sono anche vicine empaticamente ed emotivamente. Nella cultura ci siamo da meno tempo, ma nello sport ci siamo dal 1957, da quando questa banca ha avviato il suo percorso, e abbiamo fatto tantissimi interventi nel mondo dello sport, oltre 34.000 infrastrutture sportive, proprio per la realizzazione di impianti più o meno grandi, perché noi ci siamo nelle piccole opere, nelle grandi opere, nel supporto alle società sportive e alle associazioni sotto qualsiasi forma ne abbiano bisogno. Perché riusciamo a fare questo? Perché siamo una banca che, oltre a essere una banca pubblica, gestisce dei fondi pubblici, cioè noi abbiamo dei fondi destinati che utilizziamo proprio per garantire i finanziamenti che rilasciamo al mondo dello sport e per ridurre il tasso di interesse che i clienti pagano sui finanziamenti che noi diamo. Cioè abbiamo un contributo in conto interessi. Perché riusciamo a farlo? Perché noi, sebbene siamo una banca e come tale il funding lo facciamo sul mercato, dall'altro lato però abbiamo la possibilità di reinvestire i dividendi rivenienti dagli utili della nostra attività. Nello specifico questo perché? Perché il nostro azionariato è tutto un azionariato di natura pubblica. Siamo posseduti in gran parte dal, come adesso vi fa, ecco, siamo posseduti dal MEF per l'80,4%, la nostra, il 6,7% di sport e salute, Cassa Depositi e Prestiti copre il 2,2% del nostro assetto azionario, quindi complessivamente circa il 90% di tutto il nostro assetto proprietario è di carattere squisitamente pubblico. Con questi fondi siamo riusciti a fare, grazie al supporto di questi fondi e allo sviluppo che noi abbiamo fatto negli anni, come vedete qui abbiamo riportato l'andamento dei nostri impieghi. Gli impieghi cosa sono? I finanziamenti che noi facciamo. Dal 2011 al 2021 siamo cresciuti e siamo arrivati a erogare 342 milioni di finanziamenti. A chi li abbiamo erogati? Li abbiamo erogati agli enti territoriali, li abbiamo erogati alle associazioni sportive, alle SSD, a tutte le imprese nel settore dello sport. E come potete vedere in quella parte blu, vedete nell'ultimo, nel 2021, la parte nel 2020, quella parte blu l'abbiamo proprio destinato alla liquidità garantita, cioè a sostenere in un momento particolare come è stato quello della pandemia, a sostenere le imprese che avessero bisogno, magari in maniera più semplice, magari in maniera più efficace, soprattutto di sostegno e di supporto in un momento difficile, abbiamo in questo modo garantito a loro di continuare la loro attività e adesso quindi di riprendere in maniera più decisa e più incisiva. E proprio grazie alla convenzione, come adesso vi spiegherà Vincenzo, attraverso prodotti specifici ben individuati, cerchiamo di offrire in questo momento gli strumenti per la ripresa, tenendo conto dei rischi del momento, tenendo conto del rincaro delle bollette, tenendo conto che comunque non è facile per nessuno, ma noi vogliamo esserci come? Vogliamo esserci sul territorio, cioè noi abbiamo una struttura di direzione commerciale che al suo interno ha appunto una rete commerciale che è presieduta da Vincenzo Lamorte, che dopo di me parlerà, e che gestisce 14 responsabili commerciali di zona che sono sul territorio, un referente per ciascuna regione. Alla fine della presentazione vedrete tutti i nominativi con tutti gli indirizzi mail e i telefoni cellulari dei colleghi, perché per qualsiasi cosa a livello territoriale, a livello locale, possono essere da voi contattati e possono accompagnarvi sia sulle stessi impianti sportivi, sulle strutture per farvi una consulenza, per individuare qual è la migliore forma di investimento, e sia poi per supportarvi nel rapporto con la banca fino al momento dell'eventuale, lo spieghiamo tutti, erogazione di finanziamenti. Quindi la struttura è fatta proprio in maniera duttile, noi non abbiamo le filiali, le agenzie, ma abbiamo le persone che quindi a fianco a voi si possono mettere e trovare le soluzioni per riuscire meglio sul territorio a soddisfare le esigenze. Lascio a Vincenzo la parola perché così entra nel merito specifico dei singoli finanziamenti che possiamo offrire.
Grazie Deborah, grazie al Presidente Pesce, grazie Ivano, buonasera al nostro Presidente Abodi, buonasera a tutte e a tutti. Allora, la convenzione che è stata stipulata il 9 dicembre tra la WISP e il Credito Sportivo mette a fattor comune, diciamo oggi andremo a elencare quali sono, diciamo, i due prodotti cardine della convenzione, oltre a tutte le operazioni di mutuo ordinario che l'istituto può offrire nei confronti delle associate WISP. La convenzione prevede una possibilità di finanziamento, un prodotto denominato Mutuo Light 2.0 e riguarda i finanziamenti da 10.000 a 60.000 euro garantiti totalmente dal fondo di garanzia. Poi andremo a vedere nello specifico le varie caratteristiche dei tre prodotti, che sono il Mutuo Light, Sport Valore per Tutti e il Mutuo Ordinario. L'altra misura a sostegno della attività sportiva e a favore soprattutto dell'ente è Valore Sport per Tutti. Questa è una misura che è dedicata alla WISP come ente e a tutte le società di servizio che sono detenute totalmente al 100% da parte della WISP e dà la possibilità di poter accedere a finanziamenti fino a 3 milioni di euro completamente a tasso zero per la realizzazione, la riqualificazione, la messa a norma, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'efficientamento energetico, l'acquisto delle aree, gli acquisti degli impianti sportivi, tutto ciò che riguarda il patrimonio dell'impiantistica sportiva può essere finanziato fino a 3 milioni di euro a tasso zero. Oltre, diciamo, a questi due prodotti che sono i prodotti cardine della convenzione, ovviamente c'è il mutuo ordinario che diciamo, è un finanziamento che serve per poter finanziare qualsiasi tipo di intervento agli impianti sportivi e sono destinati alle associazioni e alle società affiliate alla WISP. Entriamo, diciamo, nel particolare dei vari prodotti. Il Mutuo Light 2.0 è un finanziamento i cui beneficiari sono le associazioni e le società affiliate all'ente. L'attività finanziata, lo ricordava il nostro presidente Abodi già prima, riguarda l'acquisto di attrezzature, piccoli lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. L'importo finanziabile va da un minimo di 10.000 euro fino a un massimo di 60.000 euro. La forma tecnica del finanziamento è mutuo chirografario. La durata varia da 2 anni a 7 anni. Il tasso di riferimento, lo spread che abbiamo applicato a questa operazione è del 3,90%. Le spese di istruttori sono minime, pari a 500 euro. E per quanto riguarda le garanzie, l'unica garanzia a presidio dell'operazione di finanziamento è il nostro fondo di garanzia che riesce a garantire totalmente l'operazione. L'unica, diciamo, particolare, diciamo che questa forma di finanziamento totalmente garantita dal nostro fondo di garanzia va in qualche modo a migliorare la qualità del prodotto perché noi prima avevamo un prodotto dove all'interno dell'operazione del Mutuo Light, il presidente dell'associazione o i soci delle società venivano coinvolti con la fideiussione personale. Oggi, grazie a questo importante accordo che è stato sottoscritto con la WISP, non richiediamo più la fideiussione personale ai presidenti o ai soci, ma l'unica forma di garanzia morale, chiamiamola così, che chiediamo all'ente è una lettera di referenza, cioè l'ente per ogni richiesta di finanziamento che viene avanzata da un'associazione a una società deve rilasciare una lettera di referenza dove ci dice che l'associazione è iscritta all'ente da più di un anno e che nel corso della sua vita non ha avuto sanzioni amministrative ed ha avuto un percorso sempre regolare. L'abbinamento del fondo di garanzia e la lettera di referenza da parte della federazione fa sì che l'operazione può essere istruita. I documenti che chiediamo per i Mutui Light sono abbastanza, una documentazione abbastanza snella perché richiediamo l'atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi 3 rendiconti, una piccola proiezione gestionale dei prossimi 3 anni dove viene
in qualche modo evidenziato che attraverso i flussi futuri l'associazione o la società è in grado di ripagare il finanziamento. Questi sono gli unici documenti. È chiaro che se c'è un progetto che necessita di un'autorizzazione comunale, dobbiamo acquisire il progetto con relativo quadro economico, computo metrico e tavole progettuali. Lo diceva prima il nostro presidente, questa misura è diciamo una misura che agevola le associazioni a poter accedere al credito, ma viene fatta sempre un'istruttoria e quindi la società deve essere in qualche modo in grado di ripagare il finanziamento che sottoscrive. L'altra misura inserita all'interno della convenzione è il mutuo valore sport per tutti. Questo tipo di prodotto è, diciamo, i beneficiari di questo prodotto sono gli enti di promozione sportiva e le società che sono detenute al 100% dall'ente nazionale o le articolazioni che sono sul territorio, quindi i comitati, che hanno un'autonomia amministrativa e nel momento dell'assunzione del mutuo devono ottenere anch'essi la lettera di referenza da parte dell'ente. Che cosa possiamo finanziare? Possiamo finanziare investimenti per la realizzazione di impianti sportivi, la ristrutturazione, l'ampliamento, la messa a norma, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'acquisto di attrezzature, l'acquisto delle aree dove realizzare l'impianto sportivo. Possiamo finanziare già impianti sportivi esistenti. Possiamo finanziare tutto ciò che riguarda l'impianto sportivo, anche attività che sono annesse all'impianto sportivo e quindi la realizzazione di un piccolo bar, di una piccola zona ristoro, che servono in qualche caso a migliorare la parte dei flussi finanziari che poi servono per ripagare il finanziamento. L'importo finanziabile è fino a 3 milioni di euro per l'ente, mentre per quanto riguarda le articolazioni territoriali e le società detenute al 100%, il finanziamento è fino a 500.000 euro e per, diciamo, sia l'ente che le articolazioni sul territorio vi è l'abbattimento del tasso di interesse, quindi un'opportunità per riqualificare, costruire, realizzare nuovi impianti sportivi totalmente abbattuti dal nostro contributo in conto interessi. La forma tecnica può essere un mutuo ipotecario, quindi possiamo acquisire l'ipoteca sull'impianto sportivo, o un chirografario nel caso in cui vi è l'unica garanzia, il nostro fondo di garanzia che garantisce l'operazione. Di norma la durata dei nostri finanziamenti arriva fino a 20 anni, ma la possibilità di poter avere accesso al tasso zero è riferita solo a 15 anni. Quindi che cosa significa? Che l'ente può richiedere un finanziamento a 20 anni, però vedrà in qualche modo vedersi riconosciuto l'abbattimento del tasso di interesse per una durata di 15 anni. Quindi nel caso in cui il mutuo sarà 20 anni, il tasso di interesse sarà pari allo zero. Oltre, diciamo, questi sono le due opportunità che hanno, come dire, particolare significato in termini di prodotto, ma oltre al mutuo light e al valore sport per tutti, che è dedicato soprattutto all'ente o alle articolazioni dell'ente sul territorio, abbiamo il mutuo ordinario che è in qualche modo a beneficio delle associazioni e delle società sportive. Oggi devo dire che alla luce del nuovo statuto tutti i soggetti possono accedere ai nostri finanziamenti purché abbiano nell'oggetto sociale una finalità sportiva. Quindi i soggetti che possono beneficiare del mutuo ordinario sono i soggetti di natura privatistica, escluse le persone fisiche, e gli enti locali. Quello che possiamo finanziare la realizzazione e ristrutturazione degli impianti sportivi, l'acquisto di aria, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, tutto ciò che riguarda l'impiantistica sportiva.
Non abbiamo per il mutuo ordinario dei limiti di importo di finanziamento, i nostri finanziamenti vanno da 60.000 euro che è il mutuo light fino ad arrivare a importi rilevanti. È chiaro che l'importo del finanziamento deve in qualche modo avere delle basi solide di restituzione dell'importo del finanziamento. Quindi, in questo caso, per quanto riguarda i mutui ordinari, la documentazione è quasi simile ai mutui light. Per operazioni di importo più rilevante dobbiamo avere un business plan che giustifica in qualche modo l'investimento, ci sia uno studio, diciamo, sul luogo dove viene realizzato l'impianto sportivo, va fatta un'analisi di riferimento per capire se ci sono altri impianti similari sul territorio. L'impianto sportivo che stiamo realizzando è l'unico impianto esistente sul territorio. Noi abbiamo dei benchmark di riferimento che a seconda dell'impianto sportivo riusciamo a sapere se in quella zona, quel tipo di impianto, quindi la nostra attività, diciamo, non è un'attività meramente di acquisizione di documenti. Noi diamo una consulenza al cliente per capire se un impianto può essere realizzato, se ci sono impianti similari e quindi magari vale la pena di diversificare l'impianto sportivo. Abbiamo il nostro servizio advisory che dà una consulenza anche per quanto riguarda le operazioni in partenariato pubblico-privato, quindi spesso il nostro servizio advisory affianca associazioni e società che vogliono intraprendere un percorso con le amministrazioni pubbliche, quindi noi li accompagniamo sia rispetto all'aspetto, diciamo, amministrativo, sia nella realizzazione del business plan. Un elemento che forse non ho detto anche per quanto riguarda il mutuo light, che è la condizione per far sì che l'operazione possa essere finanziata, è che il soggetto che fa la richiesta di finanziamento deve avere la disponibilità dell'area per tutta la durata del finanziamento. Quindi, se viene richiesto un finanziamento a 10 anni, è chiaro che la durata della concessione, dell'affitto, qualora l'impianto sia di proprietà pubblica o non sia di proprietà del soggetto che fa la richiesta di finanziamento, deve essere pari o superiore alla durata del finanziamento richiesto. Per quanto riguarda il mutuo light, diciamo, per quanto riguarda il mutuo ordinario, cosa che non è prevista all'interno del mutuo light, c'è bisogno del parere del CONI. Il parere del CONI, diciamo, è per legge. Va presentato nel momento in cui viene realizzato l'impianto sportivo e quindi l'acquisizione del parere del CONI dà la possibilità di ottenere il contributo negli interessi che in via ordinaria è pari all'1%, ma in alcuni casi può addirittura azzerare il tasso di interesse. Un esempio per tutte, quando ci troviamo di fronte a operazioni in partenariato pubblico-privato, il contributo che nell'attività ordinaria è pari all'1% raddoppia e diventa il 2%, quindi spesso ci sono dei tassi che sono molto vantaggiosi e molto competitivi rispetto, diciamo, alle banche ordinarie. Per quanto riguarda la durata, anche in questo caso i mutui possono arrivare fino a 20 anni, le garanzie possono essere diverse, possono essere in primis quando ci troviamo di fronte a impianti di proprietà all'ipoteca sull'impianto sportivo, il fondo di garanzia interviene, diciamo, quasi sempre e soprattutto in quelle operazioni dove dimostrano di avere una capacità di rimborso del finanziamento, ma che sono, come dire, non hanno la possibilità di poter essere garantite dal bene perché il bene non è di proprietà, quindi il fondo di garanzia interviene fino all'80% della richiesta di finanziamento fino a un massimo di 2 milioni e mezzo. Questa è una misura che soprattutto per le associazioni sportive che non possono accedere alla garanzia del medio credito centrale, diciamo che questo fondo è stato fortemente voluto dalla nostra presidenza affinché anche le associazioni che non potevano accedere
alla garanzia di medio credito centrale, in virtù del nostro fondo che gestiamo direttamente, oggi anche le associazioni possono accedere a questo beneficio della garanzia. Lo diceva prima Deborah, questa è la rete che noi abbiamo su tutto il territorio, noi siamo a vostra disposizione, l'obiettivo nei prossimi giorni, oggi diciamo la platea è allargata anche a associazioni e società sportive, però il nostro obiettivo, e questo poi lo concorderemo con il Presidente, è di voler ripetere questa giornata in ogni singola regione con i presidenti regionali, coinvolgendo direttamente le associazioni sul territorio per instaurare un rapporto e per cercare, come dire, di colmare e cercare di portare a vantaggio delle associazioni e delle società direttamente sul territorio, quindi cercare insieme di migliorare la qualità degli impianti sportivi esistenti in tutta Italia. Io avrei finito, e quindi se ci sono delle domande, sia io che Deborah siamo a disposizione. Grazie, grazie dottor Lamorte, grazie anche alla dottoressa Miccio che abbiamo sentito un attimo prima. Ne approfitto per ringraziare anche il presidente Abodi che, come forse avrete visto, ha lasciato un messaggio nella chat dove ringrazia e saluta tutti augurando buon lavoro. Allora abbiamo una prima domanda, chiaramente prendiamo domande che riguardano le persone che si sono prenotate nella piattaforma Zoom, ed è una domanda in qualche modo aperta, quindi magari io direi che può intervenire il dottor Lamorte su questo, ma anche gli altri nostri ospiti, Deborah Miccio lato ICS, ma anche il presidente dell'UISP Tiziano Pesce, perché la domanda è questa, ci viene da una partecipante che si chiama Simona. La consulenza è gratuita? È una domanda semplice ma importante, perché chiarisce anche il rapporto, diciamo così, la formalità del rapporto. Prego, dottor Lamorte. Sì, non so se... Vincenzo, ok. Vai. No, volevo... Sono io, scusate, non ho il video, ma sono io. Allora, la consulenza è... diciamo il supporto che noi diamo a livello locale con i responsabili commerciali di zone, noi come direzione centrale, è assolutamente gratuita, nel senso che fa parte della nostra attività di sviluppo e anche di portare tutte le associazioni o società sportive a rendere bancabile il loro progetto. Quindi in questo sicuramente l'attività di consulenza, la presenza sul territorio, i contatti, l'acquisizione della documentazione lo facciamo gratuitamente. Diverso è se parliamo di attività di advisory di cui ha parlato Vincenzo, cioè noi abbiamo all'interno della direzione commerciale una struttura di advisory che fa invece analisi dei progetti a maggiore complessità, rendendoli appunto bancabili, cioè è un team di persone nello sport e nella cultura che analizzano i grandi investimenti infrastrutturali, le grandi operazioni, e ne valutano la fattibilità da un punto di vista di flussi di rendimenti, di business plan, di progetto tecnico, con dei soggetti terzi che vengono coinvolti nell'attività di consulenza. In quel caso l'attività di advisory, che ha una sua peculiarità perché ovviamente ha una maggiore complessità e richiede anche l'intervento magari di soggetti terzi consulenti, in quel caso la consulenza ovviamente è una consulenza di advisory ed ha un suo prezzo che è proporzionale all'investimento, che è proporzionale alla struttura del progetto. Dottor Lamorte vuole aggiungere qualcosa a quanto diceva la sua collega Deborah Miccio? No, mi sembra che sia stata abbastanza esaustiva. Allora, consentitemi di chiamare un attimo in causa il presidente della WISP, Tiziano Pesce, anche se la domanda era diretta prevalentemente a voi. Perché? Perché il tema della consulenza è un aspetto importante dell'attività che la WISP sta svolgendo proprio in questi mesi così delicati di ripartenza a più livelli. E questa domanda, Presidente Pesce, ci fa capire quanto
lo sport di base, lo sport del territorio, sia proprio interessato a saperne di più. Ecco, anche proviamo a rivolgerla anche all'UISP, nei confronti dell'UISP, ecco, questa domanda nella sua semplicità e concretezza, anche perché sappiamo che peraltro domani partirà un progetto UISP Sport Point proprio dedicato alla consulenza. Proprio così, Ivano, grazie al nostro dirigente che ci ha dato questo spunto, quindi sicuramente per sottolineare quanto abbiamo ascoltato dalla dottoressa Miccio, ma anche come UISP per, diciamo, tenere, ecco, larghi gli orizzonti su un impegno dell'associazione che io credo sia un po' anche una delle cifre fondamentali del lavoro di UISP come rete associativa nazionale sul territorio, che, come piace ricordare a me, si declina tutti i giorni attraverso l'impegno dei nostri dirigenti e delle nostre strutture, dei comitati territoriali e dei nostri comitati regionali. Senza alcuna autoreferenzialità, io credo di poter, ecco, affermare come la UISP abbia da tantissimi anni tenuto alta l'attenzione proprio sul supportare le nostre associazioni, le società sportive dilettantistiche, ma non solo, gli enti del terzo settore, su un terreno anche più squisitamente consulenziale. Sappiamo che l'attualità di questi ultimi anni, possiamo dire di questi ultimi mesi, ci mette nella condizione di dover sempre essere aggiornati sugli adempimenti amministrativi, gestionali, anche sulle nuove opportunità che comunque la riforma del sistema sportivo, la riforma del terzo settore porta, ecco, sul territorio, nel rapporto con i nostri associati, nel rapporto con i praticanti, nel rapporto anche con le istituzioni, con le pubbliche amministrazioni. E allora sì, l'occasione è ghiotta col tuo assist, Ivano, per ricordare un'altra azione progettuale, innovativa, nuova della UISP, che ha colto l'opportunità di un bando del sostegno della società Sport e Salute, in partnership anche con altri enti di promozione sportiva, per dare il via appunto a questo nuovo progetto che si chiama Sport Point. Lo abbiamo lanciato in queste settimane sul sito uisp.it, che rappresenta un po' il baricentro della nostra comunicazione, ma anche su tutti i siti correlati dei nostri comitati territoriali e regionali. Si trova ogni dettaglio su questo progetto, che sostanzialmente vede la centralità dello strumento informatico, delle piattaforme, della nostra app, che stiamo arricchendo giorno dopo giorno di nuovi servizi, quindi una applicazione facilmente scaricabile dagli store di Android e di iOS, che non espone solo la tessera per i nostri associati, ma che dà la possibilità anche di arrivare a nuovi servizi, i servizi assicurativi, ma in questo caso anche tutti i servizi di SportPoint. Consulenze online con i nostri esperti, la possibilità poi per i nostri associati dirigenti di accedere a tutte le aree della nostra piattaforma dedicata proprio ai servizi associativi, quindi scaricare le circolari che ormai vengono, diciamo, una sezione che viene ormai aggiornata, potremmo dire, quotidianamente con ogni novità sugli adempimenti fiscali, amministrativi, ma non solo, anche giuslavoristici e quant'altro. E la possibilità quindi in queste settimane di iscriversi a dei webinar a partecipazione totalmente gratuita, un ciclo di primi 8 webinar che vedrà, ecco, la partenza proprio nella giornata di domani. Quindi l'invito è quello per i dirigenti che non lo avessero ancora fatto di iscriversi. Vada a memoria, non vorrei sbagliare, domani partiamo con un webinar sicuramente di diciamo che mette in evidenza, che metterà in evidenza adempimenti estremamente importanti per le nostre associazioni e società sportive affiliate, perché si parlerà della corretta gestione contabile all'interno delle associazioni sportive dilettantistiche, ma con un parallelo anche con i nuovi adempimenti per quelle associazioni che fossero anche associazioni di promozioni sociali. Parleremo di rendiconto con il dottor Alessandro Mastacchi domani, quindi giovedì 21 aprile, a partire dalle 18, e poi seguiranno altri importanti appuntamenti. La prossima settimana parleremo di bilanci, andremo proprio, ecco, ad approfondire
le riforme legislative che sono in atto. E mi sembra che questo sia proprio il tema del momento, Presidente Tiziano Pesce ce l'ha spiegato. Per ripartire c'è bisogno di coraggio, di speranza, di fiducia, di relazioni, ma anche di qualcuno che dall'altra parte istradi, orienti un movimento che per 2 anni ha subito tutte le difficoltà che sappiamo dovute alla pandemia del Covid. Nel frattempo, mentre interveniva il presidente dell'UISP Pesce, dalla regia ci chiedono di specificare, ringrazio Laila Musa che si sta occupando della regia, di specificare che le domande si fanno cliccando sul pulsante domande e risposta che sta in basso sullo schermo. E nel frattempo è arrivata un'altra domanda che vi leggo così come c'è stata posta. In realtà sono più domande in una, indirizzate in particolare alla dottoressa Miccio e al dottor La Morte di ICS. Le domande sono queste: se la struttura è proprietà comunale come ASD o SSD, possiamo accedere al finanziamento ICS? Se il contratto di uso della struttura dovesse essere inferiore alla durata del mutuo, ma con la possibilità di rinnovo, cosa potrebbe accadere? E infine, avevo detto che erano più domande in una, se l'ASD è, e quindi anche società sportiva, è affiliata sia alla WISP ma anche ad un'altra federazione, è un problema? Chi risponde? Deborah Miccio, Vincenzo La Morte. Rispondo io. Allora, diciamo che partirei dalla seconda, e diciamo che non c'è problema ovviamente se l'associazione è affiliata sia alla WISP o alla federazione, ovviamente questo non è sicuramente un problema. Rispetto invece alla durata del finanziamento, diciamo che teoricamente soprattutto quando ci sono aree di proprietà comunali, se la durata è limitata, cioè teoricamente noi preferiamo fare la durata di mutuo rispetto alla durata della convenzione, anche perché il nostro fondo di garanzia è una delle condizioni, può deliberare la garanzia solo se c'è un contratto, diciamo una concessione di para durata al finanziamento. È chiaro che se c'è una lettera se il comune in qualche modo ha già espresso la volontà di poter rinnovare la convenzione, allora noi potremmo fare un'operazione con una rata bullet a una determinata data e poi nel momento in cui viene in qualche modo prolungata l'operazione rifare di nuovo l'operazione e proseguirla per tutta la durata del finanziamento. Però c'è anche da dire che oggi con il nuovo codice degli appalti, anche se le associazioni fanno dei lavori di miglioria all'interno soprattutto di impianti sportivi comunali, cioè non è detto che il comune rinnovino automaticamente la convenzione, perché ci deve essere sempre un'attività come promotore da parte del soggetto che magari è il concessionario, dove dice al comune: guarda, io vorrei fare dei lavori di miglioria all'interno dell'impianto sportivo. E quindi il comune oggi, rispetto al codice degli appalti, sulla base della proposta fatta già dal concessionario, mette a bando quella proposta e poi sostanzialmente il soggetto si potrà vedere aggiudicato, perché ha anche una prelazione nei confronti dei terzi. Non so se sono stato chiaro. Penso che la sua risposta sia stata molto chiara, dottor La Morte. Non so se la dottoressa Deborah Miccio vuole aggiungere qualcosa. Sì, assolutamente. È stato completo e ha dato le spiegazioni necessarie. Poi aggiungo solamente che ovviamente se abbiamo delle peculiarità nei rapporti tra comune e associazione sportiva legate ad accordi o altre cose, bisogna valutare poi caso per caso e siamo a disposizione, lo preciso, gratuitamente per dare un supporto e una consulenza
se c'è bisogno di chiarire qualche aspetto della relazione magari con la pubblica amministrazione, quindi con l'ente locale con cui magari hanno la concessione. Quindi comunque possiamo offrire consulenza con peculiarità specifiche, ma i principi generali sono quelli indicati da Vincenzo. Grazie dottoressa Miccio, però non si stacchi dalla postazione, perché qui abbiamo altre domande che arrivano per voi. Con molto piacere rispondiamo. Allora, si parla, Sergio, si parla di ASD e SSD, ma i comitati territoriali WISP che gestiscono impianti sportivi possono accedere a questi finanziamenti? Per voi? Allora, diciamo che l'abbiamo nella presentazione, c'è proprio la convenzione prevede per i comitati territoriali proprio valore sport per tutti, dove fino a 500.000 euro possono accedere a finanziamenti a tasso zero. È previsto proprio nella convenzione, forse sarà sfuggito, diciamo, il passaggio che ho fatto, però la convenzione prevede alla WISP, ai comitati e alle società partecipate al 100% dalla WISP di poter accedere ai finanziamenti, in particolar modo ai comitati di poter accedere fino a 500.000 euro, addirittura a tasso zero. Molto chiaro. Presidente Pesce, a proposito di questo, vuoi aggiungere qualcosa anche te a proposito di questo interesse dei comitati territoriali WISP e regionali WISP a, diciamo così, interagire proprio sui servizi erogati grazie alla convenzione WISP-ICS? Sostanzialmente Ivano mi dai modo, ecco, di sottolineare quanto già in apertura col presidente Abodi ho voluto mettere in evidenza. Tra l'altro questo è un incontro rivolto a tutte le affiliate, quindi a tutte le migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate sull'intero territorio nazionale, che fa seguito anche ad una partecipazione del presidente Abodi, della dottoressa Miccio, in occasione del nostro ultimo Consiglio nazionale. Un'altra occasione, quella ovviamente più interna, per presentare la convenzione. Una convenzione, ecco, che vuole essere una convenzione quadro, una cornice entro cui operare, dentro cui ovviamente andare poi ad implementare quelli che sono i prodotti che la dottoressa Amici e il dottor Lamorte oggi illustrano alla nostra intera rete associativa. Questo io credo che sia un valore aggiunto molto, molto importante. Molto importante perché tiene un'attenzione aperta veramente nella nostra quotidianità a quelle che potranno essere anche nuove esigenze. Pensiamo anche alla riforma del terzo settore, ovviamente banca, l'Istituto per il Credito Sportivo è una banca che si rivolge quindi agli organismi sportivi, si rivolge alle affiliate, diciamo, ad oggi riconosciute dal sistema sportivo, ma l'auspicio è quello che si possa anche allargare, ecco, questo campo di azione, come l'Istituto per il Credito Sportivo ha potuto fare nei confronti della cultura, ma pensiamo anche a tutte le opportunità che potranno arrivare attraverso gli istituti dell'amministrazione condivisa, quindi sostanzialmente parliamo di codice del terzo settore, quindi di articoli 55 e 56, istituti della coprogrammazione e della coprogettazione. Siamo, ecco, lo sottolineiamo ancora una volta, in un momento delicato, ma in un momento che ci deve mettere nella condizione di guardare al futuro, ecco, cogliendo anche queste opportunità. E in altre occasioni abbiamo sottolineato come l'Istituto per il Credito Sportivo ovviamente tenga un'attenzione alta sia sul piccolo impianto, sulla piccola esigenza dell'impianto sportivo, diciamo, di prossimità, di quartiere, sino ad arrivare ai grandi impianti che possono ospitare anche competizioni, diciamo, continentali o mondiali, il grande stadio, il grande palasport. Ma sappiamo quanto in questo momento, e la nostra rete associativa, le nostre associazioni lo dimostrino, quanto ci sia, ecco, bisogno proprio per far ripartire letteralmente il paese di un'attenzione anche ai temi
proprio della rigenerazione urbana, delle nostre periferie, delle nostre aree interne. Quindi ecco, io credo, anzi lo abbiamo detto, sicuramente da parte di tutti noi ci sarà il massimo impegno, ecco, a tenere alta l'attenzione, questa diciamo lente di ingrandimento, ecco, sul territorio che è ovviamente per un'associazione come la nostra, un'associazione nazionale, una rete associativa oggi riconosciuta anche tale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma che ha, ecco, il timone ogni giorno sui territori. Se posso aggiungere, e se poi il Presidente Pesce ce lo consentirà, noi vorremmo proprio restare sulla linea di quello che diceva il Presidente. Vorremmo che questo fosse solo il primo passo di altri possibili incontri, webinar o di persona, in cui periodicamente vi aggiorniamo sui prodotti che noi stiamo predisponendo sempre per essere vicini al territorio, sulle modifiche o focalizzandosi magari su un tipico prodotto che noi abbiamo facendo degli approfondimenti e dei focus, oppure aggiornando semplicemente su quelle che sono le novità normative che possono avere a che fare con l'attività bancaria che noi portiamo avanti, potrebbe diventare, ripeto, se il Presidente ce ne darà l'opportunità, un'occasione per rincontrarsi periodicamente nell'ambito delle vostre dei vostri incontri, delle vostre attività o quando voi lo ritenete opportuno, proprio per far sì che si abbia una continuità di questo accordo quadro che citava il Presidente, che per noi deve diventare veramente un contenitore dove sempre essere presenti e dove sempre offrirvi il nostro supporto. Questa sua idea, questa sua proposta, dottoressa Miccio, può diventare davvero un appuntamento che in qualche modo mette in condizione WISP e ICS di dialogare direttamente anche con le esigenze, con i bisogni nuovi che possono anche intervenire andando avanti. Però, ecco, proseguendo, abbiamo altre domande. Penso dirette sempre alla dottoressa Miccio, al dottor Lamorte. La prima è molto semplice e concreta. Chiedo i tempi tecnici per l'erogazione del mutuo. Ci arriva da Luciana questa domanda. Prego. Sì, per quanto riguarda i tempi, diciamo che dal momento in cui c'è da fare una distinzione tra il mutuo light 60.000 e il mutuo ordinario, che è un pochettino più complesso, no? Però diciamo che dal momento in cui per mutuo light abbiamo tutta la documentazione, diciamo che massimo nel giro di un mese siamo in grado di poter arrivare all'erogazione del finanziamento. Per quanto riguarda i mutui più complessi, bisogna verificare se c'è un'ipoteca sull'impianto sportivo, quindi i tempi della perizia, però diciamo siamo nell'ordine massimo 2 o 3 mesi dal momento in cui abbiamo tutta la documentazione. Altra domanda per dottoressa Miccio e dottor Lamorte, è un po' più complessa, ma insomma ve la riassumo. Dice, chiede Emanuele, in pratica come potremmo avviare il rapporto con ICS? Dobbiamo avere atto costitutivo, statuto, 3 bilanci, 3 preventivi, eccetera, eccetera, lettera di referenza WISP e convenzione comunale per 10, 15, 20 anni? Contattare la nostra referenze di zona, dice, prima avete fatto vedere uno schema dove avete fornito regione per regione dei riferimenti, scrive Emanuele. Quindi dice come poter accendere questo rapporto, come poterlo avviare. Allora, diciamo che avviare il rapporto significa in qualche modo iniziare l'istruttoria del finanziamento. È chiaro che la signora faceva riferimento alla collega Silvia Rosa, che è la referente per quanto riguarda la zona della Lombardia, e quindi credo che magari abbia già avuto contatti con la collega. È chiaro che se in un prima battuta si vuole chiedere una consulenza su come impostare l'operazione, questo ovviamente lo può fare in qualsiasi momento. Ma nel momento in cui dobbiamo istruire l'operazione di finanziamento, è chiaro che noi facciamo anche una valutazione di tipo economica finanziaria sul soggetto per capire se la società o l'associazione è
è in grado di rimborsare il finanziamento. E per fare questo, ovviamente, abbiamo bisogno, atto costitutivo e statuto, poi sono tutti documenti che sono stati elencati all'interno della domanda, che siano già alla portata di mano dell'associazione, perché atto costitutivo ce l'hanno, lo statuto ce l'hanno, gli ultimi tre rendiconti ce l'hanno. Se devono fare dei piccoli lavori devono chiedere un preventivo, la disponibilità dell'area, se sono da più anni all'interno di un impianto sportivo già lo gestiscono a vario titolo, a seconda che sia una concessione, un contratto d'affitto, sia di proprietà. Quindi alla fine sono documenti che a mio avviso già fanno parte del patrimonio dell'associazione stessa, quindi si tratta a mio avviso soltanto di fare delle fotocopie. Eventualmente la parte più che potrebbe allungare i tempi è la richiesta di preventivi alle ditte per poter dare la possibilità a noi di inquadrare che tipo di operazioni dobbiamo finanziare, se si tratta di una costruzione, una ristrutturazione o semplicemente acquisto di attrezzature. Quindi la risposta, per poter fare un'istruttoria dobbiamo avere in mano i documenti, questo sì. E poi il resto del percorso è quello che indicava esattamente Emanuele, ovvero il rapporto con il referente di regione. Sì. A proposito del... Prego. No, no, quello che noi in qualche modo, noi siamo sempre disponibili dalla direzione da Roma a supportare anche i clienti, però io credo che noi dobbiamo cercare di instaurare e creare quel feeling, no, sul territorio con i nostri referenti, con le persone che per noi lavorano sul territorio, perché solo così si instaura un rapporto di fiducia con la persona sul territorio e con l'associazione, e che è un rapporto che poi può durare nel tempo. Magari l'operazione direttamente da Roma può diventare asettico, ma la persona che sta sul territorio, noi diciamo sempre che noi dobbiamo entrare negli impianti sportivi per capire chi abbiamo di fronte, come gestiscono gli impianti, quante persone entrano negli impianti, e quindi sicuramente la persona più vicina, il collega che sta sul territorio, è la persona che può supportare al meglio, e poi quando manda la pratica a Roma ci fa capire, no, diciamo, attraverso la sua sensazione, attraverso la possibilità che ha avuto di entrare in contatto con il cliente, la possibilità di poter vedere l'impianto sportivo nel momento, che ne so, nel pomeriggio, dove è frequentato da gente, e tutta una serie di informazioni che sono necessarie per far sì che poi l'operazione da parte nostra, se c'è, come dire, qualche difetto nei numeri, può essere supportata anche da questi aspetti qualitativi che può darci solo la persona che sta a contatto con il territorio. Certamente. Proseguiamo con domande e considerazioni. Qui più che una domanda abbiamo una testimonianza. Viene da Mario. Siamo una ASD che col contributo della Regione Sicilia e di altri province e CONI e con un mutuo del credito sportivo, specifica 170.000 euro, ha realizzato un impianto polifunzionale. Lo abbiamo anche attrezzato soprattutto per le attività legate al mare, ma non solo. Come vi dicevo, si tratta più che altro di una testimonianza utile. Questo ci fa piacere, perché testimonia che i finanziamenti li concediamo, perché c'è sempre qualcuno che non può presso. Da Luca arriva una domanda. Ipotizzando acquisto e ristrutturazione da parte di un comitato WISP per circa 200.000 euro, si potrebbe avere un esempio concreto di rateizzazione mensile? È chiaro che tutto si può avere, ma non penso che in diretta riusciamo a fare un piano ammortamento, però... io non so di quale comitato faccia parte Luca Augenti, però se si mette in contatto con il collega sul territorio sicuramente riusciamo in qualche modo a dare la risposta. Ma volendo in qualche modo prendere spunto da quello che abbiamo detto finora e dove i comitati possono accedere a finanziamento a tasso zero, se lui divide i 200.000 per una durata, c'ha la rata, perché il tasso è abbattuto totalmente dal contributo in conti interessi. E a proposito di questo, dottor Lamorte, la preghiamo, perché c'è una richiesta specifica che viene da Laura, di se possibile
di riproporre a tutti i partecipanti la schermata, la slide nella quale riassumeva i referenti regione per regione e anche i recapiti. Questo ci viene richiesto. Allora, io la posso condividere, cosa che manderò la schermata, diciamo la presentazione a voi, ma sul nostro sito, se voi entrate nel sito del Credito Sportivo, andate sui contatti, c'è rete commerciale, vi appare la cartina dell'Italia e se cliccate nella regione di vostro riferimento vi uscirà la fotografia, numero di telefono e indirizzo mail del collega che presiede il territorio. Perfetto, e a questo aggiungiamo il fatto che tra pochi minuti, quando terminerà il webinar, l'intera registrazione sarà a disposizione della pagina Facebook WISP Nazionale, quindi si può rivedere e ricogliere la schermata. In ogni caso potete andare sul sito dell'Istituto del Credito Sportivo. Erika ci dice: la domanda di finanziamento può essere fatta anche da una società sportiva affittuaria di un immobile di un privato? Certo, e tra i titoli di disponibilità dell'area, diciamo che anche il contratto di affitto è un titolo di disponibilità dell'area, quindi ci sarà un privato che è il proprietario che dà in affitto l'impianto sportivo e l'associazione sportiva in virtù di questo affitto che, come abbiamo già detto prima, deve avere una disponibilità uguale alla durata del finanziamento, può richiedere il finanziamento e realizzare l'investimento sull'impianto sportivo anche in locazione. E abbiamo Mario che prosegue, prima ci ha raccontato l'esperienza dell'impianto siciliano, adesso ci pone la domanda. Adesso l'impianto ha bisogno di vari interventi, alcuni urgenti, ma dobbiamo finire di pagare il precedente mutuo. Terminerà tra circa 2 anni. Possiamo accedere ugualmente a un altro finanziamento subito? Visto l'urgenza, a Mario gli diciamo di sì. È chiaro che il fatto di avere un mutuo che tra l'altro scade da 2 anni, questo mi fa presumere che già, diciamo, il mutuo era in essere da qualche anno, è stato sempre pagato regolarmente e quindi nei lavori che andrà a realizzare nella richiesta di finanziamento, quando andrà a fare il business plan, è chiaro che andrà sommata la vecchia rata, la nuova rata, e noi dovremmo capire se l'associazione è in grado di sostenere il debito del vecchio e del nuovo mutuo. Se questo, diciamo, è possibile, da parte nostra non ci sono elementi ostativi a concedere un nuovo finanziamento. Perfetto, molto chiaro. E per quanto riguarda le domande, non ne stanno arrivando, altre domande non stanno arrivando. D'altra parte siamo andati anche oltre il tempo che ci eravamo prefissi, che era di un'ora, e insomma siamo già 1:20, quindi accogliendo, penso di poterlo dire, l'invito della dottoressa Miccio ad intensificare rapporti, interazioni di questo tipo, perché in questa fase di ripresa c'è davvero bisogno, e ringraziando il dottor Vincenzo Lamorte, la dottoressa Deborah Miccio dell'Istituto del Credito Sportivo e il presidente Abodi che ci ha dovuto lasciare presidente del Credito Sportivo, io direi che potremo concludere questo nostro primo appuntamento, allora chiamiamolo così, col presidente Tiziano Pesce. Ne approfitto per ringraziare Elena Fiorani della redazione WISP e Laila Musa per la regia di questo incontro, tutti coloro che ci hanno seguito, il segretario generale della WISP Tommaso Dorati, che è stato qui con noi per tutta la durata, assistendoci e aiutandoci a coordinare il webinar di oggi. Allora, presidente Pesce, a te la conclusione di questo incontro. Grazie, grazie Ivano, ma intanto mi hai già anticipato correttamente nella risposta dovuta alla dottoressa Miccio, ovviamente la sottolineo, sì, assolutamente.
E quindi grazie di questa ulteriore disponibilità, Deborah. E io ecco, vedrei questo accordo quadro proprio come, oltre ovviamente ai servizi che l'istituto può erogare, abbiamo proprio toccato, ecco, diciamo così, seppur da remoto, ma con le domande, ecco, che sono arrivate, quanto interesse ci sia e quanta esigenza ci sia. Però oltre a questo, ovviamente, anche direi una funzione di osservatorio per quello che abbiamo condiviso a partire dall'intervento introduttivo del presidente Abodi, ma poi con l'intervento delle relazioni della dottoressa Miccio e del dottor Lamorte. Quindi un osservatorio attraverso i nostri comitati, le nostre associazioni, le società sportive, direi delle antenne sul territorio, non solo di trasmissione delle esigenze delle singole associazioni, delle società sportive, ovviamente in un momento storico complicato, e se pensiamo soprattutto alle associazioni e alle società che gestiscono impianti e che devono fare letteralmente i conti in questi mesi anche con il caro energia e con tutto quello che ovviamente ne consegue dal punto di vista delle conseguenze, ecco, di questi due anni e oltre di pandemia che abbiamo vissuto, ma anche, ecco, delle antenne quindi nei confronti delle esigenze e dei nostri praticanti, delle cittadine e dei cittadini che sempre più vedono lo sport, vedono nello sport sociale, nello sport di base, un vero e proprio progetto di vita. Questi due anni di pandemia hanno messo sicuramente, ecco, in luce, fatemela dire così, con molte virgolette, un aspetto positivo, ma che è quello della riscoperta in un paese che purtroppo era ai vertici della sedentarietà a livello europeo, non solo, ma hanno messo nella condizione tante persone di riscoprire o di scoprire l'attività sportiva, l'attività fisica. E questi prodotti abbiamo ascoltato questa sera, lo avevamo già letto nella convenzione, ma lo abbiamo ascoltato grazie alle precisazioni preziosissime appunto dei nostri compagni di viaggio, che appunto mettono in evidenza come questi servizi vadano sicuramente a supportare l'infrastrutturazione sportiva, l'impiantistica a partire da quella tradizionale, ma mettono anche nelle condizioni di avere degli importanti sostegni anche per l'acquisto di attrezzature. C'è una pratica sportiva che si sta evolvendo accanto alle attività competitive che trovano e troveranno sempre casa nella nostra associazione. C'è la voglia, ecco, di un'attività sportiva anche destrutturata, l'attenzione che il credito sportivo sta mettendo anche rispetto a queste esigenze, credo che sia un ulteriore valore aggiunto per una rete associativa come la nostra, che è ovviamente una grande rete associativa, una grande rete associativa polisportiva, e che sempre più pone l'attenzione, la propria attenzione nei confronti dello sport, diciamo così, a 360 gradi. Quindi l'occasione per me è per ancora una volta ringraziare l'Istituto per il Credito Sportivo, ringraziare tutti i nostri dirigenti, comitati territoriali, regionali, settori di attività e soprattutto i dirigenti delle associazioni, delle società sportive. Abbiamo avuto modo di parlare poco fa di questa nostra nuova azione progettuale, Sport Point, ovviamente con l'occasione risottolineo i nostri servizi che sono disponibili veramente 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 all'interno della nostra cosiddetta piattaforma per i servizi e per le associazioni e le società sportive all'interno dell'area riservata, che ormai è diventato uno strumento di gestione quotidiana delle associazioni, delle società affiliate, perché all'interno di quella piattaforma troviamo anche tutti gli strumenti informatici per dialogare con i nostri comitati territoriali, per le richieste, le missioni del tesseramento, per avere sempre sotto mano gli elenchi degli associati, per avere la possibilità anche di andare ad inserire i dati degli associati, lo scadenziario delle visite mediche, altro aspetto ovviamente molto importante, così come poi tutte le circolari che regolano gli adempimenti quotidiani. Una piattaforma che si arricchirà sempre più di servizi e ovviamente una piattaforma che affianca anche
tutto quello che è comunicazione che ci porta il sito di in rete, che porta in rete il sito dell'ICS, perché ovviamente anche all'interno dell'area riservata potete scaricare il testo integrale della convenzione quadro, tutte le opportunità e compreso anche diciamo il quadro, ecco, dei punti di riferimento di ICS sul territorio. E tra l'altro, chiudo davvero, ci sono nostri comitati regionali che stanno già organizzando attività di questo tipo. Tra l'altro il comitato regionale della Campania, saluto i nostri dirigenti campani che proprio con la collaborazione del referente dell'area regionale della Campania ci ha anche, come dire, battuto sul tempo, perché già nelle giorni scorsi hanno dato vita proprio a un webinar su base regionale, quindi sicuramente i nostri comitati regionali, ecco, non si faranno trovare impreparati rispetto alle esigenze del territorio. Grazie ancora a tutte e a tutti dell'attenzione, quindi a chi ci ha seguito questa sera in diretta attraverso la piattaforma Zoom, ma anche attraverso i nostri canali social ufficiali, e ovviamente anche poi a chi ci seguirà, ecco, in differita, perché come ricordavi, Ivano, ovviamente questo contributo di ormai un'ora e mezza di lavori verrà, dire, ovviamente sarà sempre fruibile, ecco, registrato sul nostro canale, sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Quindi grazie ancora a tutte e a tutti e ai prossimi appuntamenti. Grazie a te, Tiziano Pesce, indirettamente hai risposto a una domanda che ci poneva un dirigente che ha seguito il webinar, ovvero come seguire il proseguo del progetto Sport Point, del quale tu hai parlato, e i prossimi appuntamenti saranno il 27 aprile con il bilancio di cassa e il 4 maggio il bilancio di competenza. E questo è un progetto che parte sostanzialmente domani. Potrete seguirlo attraverso il sito www.wisp.it, dove potrete scaricarvi tutti i materiali. Una cosa molto complessa, molte cose verranno messe a disposizione di tutti, altre saranno riservate soltanto ai tesserati, agli iscritti WISP, però seguite tutto dal sito e seguite tutto anche dalla app WISP, un nuovo strumento di comunicazione ma anche di consulenza e di servizio, e ovviamente avrete tutti gli aggiornamenti. Di nuovo grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a Laila Musa, Elena Fiorani, Tommaso Dorati della WISP, che hanno garantito il buon funzionamento di tutto questo webinar, che sicuramente avrà un seguito. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: Vincenzo Lamorte, Deborah Miccio, Tiziano Pesce, il presidente Abbodi. Grazie a te, Deborah, ormai ci diamo del tutti perché poi faremo anche degli ulteriori appuntamenti. A presto, risentirci e rivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, buona serata.